Benvenute e benvenuti a Voci di Lotta, donne e attivismo negli anni 70 in Italia. In questo podcast esploreremo il contesto degli anni 70 in Italia, soffermandoci sulle lotte delle donne e sull'attivismo femminile che hanno caratterizzato quell'epoca. A partire dal 68 e il fermento per il cambiamento politico, sociale e culturale che lo ha caratterizzato, ci addentreremo nel periodo della strategia della tensione, un momento cruciale per comprendere la storia dell'Italia, per poi concentrarci su diverse prospettive di lotta femminile. Attraverso interviste, testimonianze e analisi storiche, cercheremo di dare voce alle protagoniste di questo periodo straordinario e di comprendere l'impatto duraturo che il loro impegno ha avuto sulla società italiana e oltre. È necessario precisare che questo podcast si concentrerà principalmente sull'area industriale del Nord Italia, in particolare nelle aree di Torino e Milano. Ciononostante, proveremo a fornire un quadro panoramico generale, evidenziando gli elementi di continuità e scambio interregionale e internazionale che hanno rappresentato una delle principali novità nel panorama italiano post-68. Unisciti a noi mentre gettiamo uno sguardo approfondito su un capitolo cruciale della storia italiana, esplorando le storie, i trionfi e le sfide di sei donne che si sono spese in prima persona per le generazioni a venire. Questo è Voci di Lotta. Donne e attivismo negli anni 70 in Italia. Capitolo 1. Il lungo 68. L'Italia che esce dalla Seconda Guerra Mondiale è un paese da ricostruire profondamente, non solo materialmente, in quanto la guerra ha lasciato segni tangibili sulle città e sulle campagne, ma anche dal punto di vista politico, economico, sociale e culturale. 20 anni di regime fascista hanno impresso un'impronta profonda sulla società italiana, come ricorda Vicky Franzinetti, militante femminista e del movimento Lotta Continua. Erano stati solo 20 anni che era finito il fascismo davvero, 23 insomma. Erano solo 20 anni che la gente non si sparava più addosso. 20 anni vuol dire che se qualcuno aveva 20 anni all'epoca ne aveva 40 quando, nel 68, se qualcuno aveva 30 anni all'epoca ne aveva 50. Quindi convivevano tantissimi mondi diversi, secondo me, allora. Erano analfabeti in Italia, cioè non sapevano leggere e scrivere, oppure sapevano leggere e scrivere poco. Era ammessa la discriminazione tra uomini e donne, era ammessa la patria potestà, l'aborto era un reato contro l'integrità della stirpe ariana, che è stato uno dei motivi per cui i cattolici hanno avuto difficoltà a difendere il divieto, perché comunque la legge andava cambiata, perché non era più tanto alla moda dire che era un reato contro la stirpe ariana, l'integrità della stirpe. Istituzioni come forze dell'ordine, nonché il sistema giudiziario e penale, erano ancora fortemente legate al sistema strutturato dal regime fascista. Qui, ancora più che in altri settori dello Stato, non era avvenuto un reale ricambio delle persone e delle prassi fasciste con quelle repubblicane. L'Italia non ha mai fatto quello che ha fatto in parte la Germania, cioè la defascistizzazione. Non l'ha fatto. Ha avuto un grosso partito comunista, che invece la Germania non ha avuto, confronto Italia e Germania per via di fascismo e nazismo, non per altro. E comincia questa storia che l'Italia non è mai stata veramente fascista, come fosse stato un po' uno scherzo. Ma. E contemporaneamente però l'Italia non ha basi democratiche. Quando le avrebbe avute? Prima del fascismo. Quindi siamo all'inizio del Novecento, era una cosa molto diversa. Quindi quando si dice che la democrazia bisogna essere aiutata, la democrazia bisogna essere creata. Tra le tante linee di continuità ci sono anche i servizi pubblici legati all'assistenza e all'educazione per l'infanzia.
A ridosso degli anni 70, la composizione delle famiglie è in mutamento. Complici le grandi migrazioni che spostano i e le più giovani verso le grandi città del nord industriale e il sempre più grande numero di donne che lavorano fuori casa, i nuclei si fanno più piccoli e la rete sociale attorno ai minori più rarefatta. In questo contesto, i servizi progettati durante il regime sono totalmente anacronistici. In mancanza di asili e nidi, i genitori che non hanno la possibilità di tenere i figli in famiglia, fino ai 6 anni possono rivolgersi solo all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, conosciuta anche con l'acronimo ONMI, fondato nel 1925 e fortemente sostenuta dalla politica fascista in chiave pronatalista, come ricorda Enrica Banchelli, educatrice tra le protagoniste dell'apertura dei primi asili nido. L'ONMI era proprio un posto in cui mettevi lì il bambino perché dovevi andare a lavorare e lì non sapevi niente, proprio assolutamente niente. Tu davi il tuo bambino vestito, cappotto, un cappello, da questa finestra, c'era proprio questi finestroni, c'era il corridoio, i finestroni, gli davi il bambino così e non sapevi, prendevano il bambino e chiudevano sta finestra e tu fino a quando andavi a prenderlo non sapevi cosa faceva. Perché non lo sapevi, non potevi né entrare né avere nessun dialogo, anche perché queste povere signore che lavoravano lì, di educativo non avevano proprio niente, non sapevano niente, erano persone che non avevano nessuna formazione, messe lì così, tanto i bambini li guardano tutti, no? Cosa ci vuole, no? Sei una mamma, sì, allora lo sai come si fa con i bambini, basta così. E noi che abbiamo visto poi in realtà cosa facevano, c'erano questi bambini tutti seduti in terra lunga questa parete, spoglia, senza niente, che magari cantavano una canzone se gli andava bene, quelli un pochino più grandini. Queste file di bambini che poi andavano in bagno tutte proprio, senti la papera, tutti dietro, così tutti tristi, mesti, e se no si lattanti nei lettini che piangevano. E quindi questo... di educativo non aveva assolutamente nulla, aveva solo un fatto assistenziale. Venivano lì, venivano tenuti, puliti, lavati, mangiati e ciao. Struttura vecchissima. Queste povere donne che lavoravano lì, che avevano ormai quasi 70 anni, già che facevano fatica a camminare loro, con tutti questi bambini emaciati, tutti che gli andavano dietro senza far nulla, questi bambini piccoli che piangevano nei lettini, cioè io sono uscita, io e anche le altre, non esiste, cos'è sta roba? È evidente come sia rimasto vivo nel ricordo di alcune il senso di insoddisfazione generalizzata verso i servizi disponibili in quel periodo, che non potevano più rispondere alle nuove necessità di una società in trasformazione. Una società ancora caratterizzata da cambiamenti mancati. Di lì a poco, delle inevitabili fratture si sarebbero prospettate all'orizzonte. È molto difficile spiegare ad una persona della vostra età che la distanza tra il 68 e adesso è la stessa che c'era tra il 68 e la Prima Guerra Mondiale, la prima. Nel 2018 è stata esattamente la stessa distanza. Sebbene il 1968 sia arrivato a rappresentare una stagione globale di protesta e cambiamento, è stato tradotto nel contesto italiano in un processo lungo all'incirca 2 decenni. Mentre il mondo stava affrontando trasformazioni epocali, come le tensioni causate dalla Guerra Fredda e il processo di decolonizzazione in Africa e Asia, anche l'Italia era immersa in una fase di turbolenza e transizione, un cambiamento che vede le donne emergere come figure chiave nel contesto di un'epoca in continua evoluzione. Nuove forme di partecipazione politica e di associazionismo femminile prendono le mosse proprio dalle trasformazioni economiche e sociali, come il già citato miracolo economico, gli importanti flussi migratori interni sugli assi sud-nord e campagna-città, o come l'introduzione della scuola media obbligatoria. In questo clima, un nuovo protagonismo giovanile emerge con dirompenza. Io me ne ero andata via di casa, lavoravo, quindi facevo quello che volevo. Perché ho continuato ad andare a scuola è un mistero che non ho mai risolto.
non penso che sarei andata via di casa non ci fosse stato il 68, perché avevamo idea di che avremmo cambiato il mondo. Questa è un'idea abbastanza forte. Noi incominciamo, noi studenti medi, perché io all'epoca, a questo punto ho 15 anni, cominciamo ad andare davanti alla Fiat solo per un motivo, che è di cercare di spiegare tanto per cambiare, di spiegare agli operai che non dovevano picchiare i figli che stavano scioperando. Cosa era successo? Io sono la seconda leva, se parliamo di età, che fa la media unificata. Prima, quelli che hanno 3 anni più di me, cioè degli anni 50, devono scegliere a 11 anni se andare alla media. E infatti fanno prima, seconda e terza, per questo che il ginnasio inizia col quarto, oppure all'avviamento professionale. Ora, a 11 anni generalmente non è il bambino o la bambina che sceglie, sono i genitori, sono le circostanze, salvo qualche genio, ma i geni non fanno mai storia, diciamo. Quindi, per la prima volta, ed è un cambiamento enorme, tutti vanno a scuola fino ai 14 anni e a 14 anni invece tu qualcosa decidi e soprattutto la possibilità di andare alle superiori e di seguire una scuola che non sia soltanto la vocazione professionale, ma un istituto tecnico, un liceo, qualunque cosa. Questo fa degli studenti medi una generazione completamente diversa dalla generazione universitaria del 68, perché la generazione universitaria del 68, per definizione, a 11 anni è stata mandata al liceo, se no non entra all'università, punto. La generazione che era all'università nel 68 è per definizione una generazione estremamente selezionata. La generazione che arriva alle superiori, che, di quelli nati dal 51 in poi, sono tutti. Cioè, poi possono andare alle superiori, possono andare, ma le medie sono tutti. Questo ha voluto dire due o tre cose. Uno, che mentre per quelli dell'università, i figli degli operai, i figli del popolo, perché loro erano per definizione non lo erano, erano una cosa così, per me erano i compagni di banco. Cioè, c'è una mescolanza sociale che non ha precedenti, perché diciamo che sotto gli 11 è diverso. Ma 11-14 vuol dire le prime cotte, vuol dire studiare insieme, vuol dire discutere insieme, tutte queste cose qua. E non a caso una delle prime lotte degli studenti medi è quella che da qualunque scuola di 5 anni tu possa andare all'università. È la prima cosa che viene chiesta. Comunque, cosa succede? Che molti operai, che erano o analfabeti o avevano fatto 2 anni di scuola a seconda dell'età, oppure ne avevano fatti cinque, o avevano fatto cinque più le scuole professionali o la scuola allievi Fiat, picchiano i figli che scioperano dicendo, ma picchiano delle cinghiate, non come, cioè, dicendo io non sono potuta andare a scuola, tu vai a scuola e scioperi, per cui si è creata una dinamica completamente diversa. Poi successivamente alcuni di noi, molti di noi, pure no, sono restati con le organizzazioni extraparlamentari davanti alle fabbriche, ma i motivi per cui siamo andati erano completamente diversi. La scuola come grande laboratorio di protagonismo. Come puntualizza Barbara Di Tommaso, pedagogista e formatrice, da sempre coinvolta nel monitoraggio di progetti sociali. La gestione della scuola e dell'insegnamento è stata materia di conflitto aperto, di impegno, di controproposte, di occupazioni, di autogestioni. Cioè, abbiamo cercato di rendere la scuola qualcosa di effettivamente formativo, al passo con i cambiamenti del mondo, qualcosa di interessante, qualcosa di democratico, più democratico, qualcosa di accessibile a tutti. Noi eravamo tantissimi giovani, questa cosa non va sottovalutata. I ragazzi oggi sono pochi in Italia e sanno di esserlo, sono pochi e dispersi. Noi eravamo tantissimi e aggregati, aggregabili, perché si viveva di più assieme, si viveva di più per strada, si viveva meno nelle case o con i device, si viveva in un modo diverso. Ed essere tanti e tanti che portavano un punto di vista, provavano, insomma, si trovavano nelle piazze, nelle strade, nei parchi, negli scout, a scuola,
e dicevano delle cose, questa cosa si sentiva che aveva un potere, come dire, di influenzamento del momento storico, del contesto. Essere in tanti in un corteo, anche se non sempre eravamo tanti, ti faceva sentire di avere un potere sulle cose. Di avere una responsabilità è un potere, ecco, cioè il senso di una generazione che era, come dire, consapevole di esserlo, io ce l'ho molto in testa. Sono cresciuta con quella fortuna, la ritengo una fortuna. Il fermento della stagione politica e le trasformazioni sociali in corso spingono ad una partecipazione massiccia, non solo dei e delle giovanissime. Anche Claudia Pinelli, figlia di Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico ucciso nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, precipitando dai locali della Questura di Milano, ricorda. Si parlava tantissimo di politica perché tutti facevano politica. Cioè nessuno era un politico, un politicante, ma tutti facevano politica, tutti cercavano di dare il loro contributo. Il discorso del servizio militare obbligatorio, quindi dell'obiezione di coscienza, fa sì che in casa nostra arrivano tantissimi che sono persone che non vogliono fare il servizio militare. Tra i molti temi che emergono, infatti, le proteste per la guerra in Vietnam e la leva obbligatoria rappresentano un momento di riflessione e lotta collettiva di primaria importanza. C'era stata anche, per esempio, in paesi come gli Stati Uniti, c'era stata la lotta contro la leva, perché spesso viene dichiarata come lotta contro la guerra nel Vietnam. Non è vero, era una lotta contro la leva, perché avevano reintrodotto la leva per la guerra nel Vietnam e quindi ci dovevano andare tutti. I temi della guerra e della pace, potremmo dire, dei conflitti internazionali, erano gli anni della guerra del Vietnam, erano gli anni poi anche dei colpi di Stato, del Cile, delle guerre in Africa, insomma, tante di quelle vicende sono state attenzionate e diventavano elementi di solidarietà, la questione palestinese, insomma. Come dire che davvero cercavamo di allargare, no? Come in una macchina con una macchina fotografica tra il teleobiettivo per vedere dei particolari più vicino a noi e il grandangolo per aprire e collocarci in un contesto più generale, perché ci sembrava che le cose fossero anche collegate. A costo di fare anche un po' di confusione ogni tanto, non dico di no, ma era interessante fare avere questa dinamica, ecco, del macro e del micro. Nel dopoguerra italiano matura dunque un desiderio di emancipazione da un immobilismo sociale e culturale attraverso lo scambio con l'esterno. Si è inteso come mobilità interna, ma anche e soprattutto attraverso un rinnovato interesse verso idee e movimenti provenienti dal resto d'Europa e dagli Stati Uniti. Uno dei temi principali che ha caratterizzato la memoria collettiva della stagione del 68 è rappresentato dalla trasformazione dei costumi sessuali, una liberazione che cambierà in profondità il tessuto sociale del paese. All'epoca avevo trovato l'Italia molto indietro. Non c'era divorzio, non c'era contraccezione, non c'era aborto, fai un po' i conti. Cioè, in questo senso era un paese molto più cattolico, in cui si sentiva la cappa del cattolicesimo. Soprattutto se pensate a cos'era Londra alla fine degli anni 60, arrivare a Torino, è stato un po' uno shock. Culturale proprio, a parte il fatto che tutti vestivano con le gonne due dita sotto le ginocchia, mentre in Gran Bretagna era due dita sotto l'inguine, ma era proprio un mondo molto chiuso ancora e molto dominato dalla Fiat a Torino, molto. I contraccettivi erano vietati in Italia, alcuni contraccettivi fino al 78, per esempio la spirale. Il preservativo veniva venduto solo come profilattico, cioè perché le donne non passassero delle malattie cattive agli uomini. Furono gli anni anche della pillola. Si andava in Svizzera a prendere la pillola, comprarla come regolatore delle mestruazioni e poi le donne tornavano con queste cose o questi metodi. Però sicuramente è l'epoca in cui si separa il sesso dal rapporto per una vita. Questo lungo 1968 vede un'evoluzione dei comportamenti personali e collettivi, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di giovani e donne all'interno della famiglia e della società, che si riflette in nuovi stili di vita e modelli culturali di consumo.
e di produzione. Nuove organizzazioni e nuove richieste emergono da quasi tutti i settori della società, dando voce alla frustrazione e al malcontento delle donne, degli studenti e dei giovani. Il fermento politico per il cambiamento si riflette anche in una nuova ondata di lotta di classe all'interno del settore industriale italiano, che tracima i confini delle fabbriche e si riversa nelle strade, raggiungendo il picco nell'autunno caldo del 1969. Parliamo degli anni successivi al boom economico, parliamo degli anni 60, dalla metà degli anni 60, no? 67, 68. C'è una speranza di cambiamento che investe il mondo, cioè non solo l'Italia, che arriva anche in Italia, e sono anni in cui i giovani si riconoscono in adulti che lavorano nelle fabbriche e sostengono le loro lotte, cercando una vita diversa per se stessi, mettendo in discussione le regole del patriarcato, cambiano i costumi, c'è la volontà di cambiare il modo di vedere la vita, e quindi si mettono in discussione le regole che sono state date fino a quel momento. C'era una realtà sociale che incombeva. Come fai a fermare un fermento sociale? Alzi il tasso della violenza, ci sono i morti nelle piazze, cioè i lavoratori che chiedono maggiori diritti, la polizia spara nelle piazze, la polizia fa le gincane con le camionette nelle piazze e provoca morti. Quindi non è che ci fossero degli illusi in piazza, però cercavano dei modi diversi per essere artefici di un cambiamento dove non contava tanto l'io, ma noi. Rimane impressa e utile la domanda di Claudia: come si fa a fermare il fermento sociale? Nel prossimo capitolo esploriamo una delle pagine più complesse della storia contemporanea italiana, la strategia della tensione. Seguiteci in questo viaggio attraverso le voci e le storie di donne comuni e straordinarie dell'Italia degli anni 70. Questo è Voci di lotta, donne e attivismo negli anni 70 in Italia. Questo podcast è prodotto nell'ambito del progetto Prospettive Femminili sulle transizioni democratiche degli anni 70, 80 e 90. Il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'European Education and Culture Executive Agency. Né l'Unione Europea né l'autorità concedente possono essere ritenuti responsabili per essi.